Paolo Fox oroscopo settimanale 16-22 ottobre 2017, previsioni e classifica. Oroscopo settimana dal 16 al 22 ottobre 2017. Oroscopo settimanale. I consigli, le previsioni e la classifica per l'oroscopo dei 21 segni zodiacali più fortunati della settimana. Oroscopo settimanale, i consigli di Paolo Fox. Oroscopo della settimana. Ritorna all'appuntamento tanto atteso della domenica mattina con l'oroscopo in diretta TV da mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Settimana un po' difficile per il Leone e il Toro, si intravede un timido miglioramento per i Gemelli. Un tonfo per il Capricorno che saprà rialzarsi e piccoli passi avanti per l'Acquario. Chi occuperà il podio? Scopriamolo. Oroscopo di oggi. Oroscopo settimana di Paolo Fox, l'oroscopo settimanale, le previsioni e la classifica. La classifica di questa settimana, cosa dicono le stelle? Ecco cosa ci riservano le stelle per questa seconda settimana autunnale per i 12 segni zodiacali. Classifica e previsioni, fortuna, futuro, lavoro, amore, salute e denaro. Le previsioni e i consigli secondo Paolo Fox, scopriamo insieme la classifica dell'oroscopo settimanale dal 16-22 ottobre 2017. Oroscopo settimana, Leone, Toro, Ariete. 12 Leone, una settimana di grande nervosismo, a causa di Mercurio che vi rende molto polemici. Cercate di essere meno irruenti e di non raccogliere le provocazioni, non è il caso di fare passi avventati. 11 Toro, settimana non molto positiva, Giove vi rende le cose difficili, cercate di non farvi prendere dall'ansia di fare tutto subito. Verranno tempi migliori, tra dicembre e gennaio Saturno vi donerà una meravigliosa energia. Venerdì e sabato potreste arrabbiarvi parecchio, mantenete la calma. 10 Ariete, settimana di attese e di conflitti, vi siete impegnati molto per raggiungere determinati obiettivi e ora dovete aspettare il momento giusto per vedere i risultati. Mercoledì e giovedì potrebbero esserci molte polemiche e conflitti difficili da chiarire. I consigli per tutto il mese di ottobre. Oroscopo settimanale, Bilancia, Capricorno, Acquario. 9 Bilancia, potrebbe sbloccarsi una situazione che si trascina da ben due settimane, Venere vi rende affascinanti, mercoledì e giovedì saranno le giornate ideali per abbandonarvi all'amore. 8 Capricorno, potrebbero esserci ripensamenti importanti su questioni molto delicate, come ad esempio una recente separazione. Venerdì e sabato recupererete molto e vivrete momenti intensi. 7 Acquario, state recuperando un poco alla volta, ma lentamente vi state avviando a uno stato di maggiore benessere. I problemi economici vi tormentano. Venerdì, sabato e domenica saranno giornate di importanti verifiche. Oroscopo settimana, Sagittario, Gemelli, Vergine. 6 Sagittario, in questi giorni potreste avere qualche conferma, inizia a intravedersi qualche cambiamento all'orizzonte, anche i sentimenti ritorneranno a essere belli, in particolare domenica 22, la giornata ideale per chiarire.
5 gemelli, la settimana inizia un po' in sordina, vi sentirete disorientati e frastornati. Una volta cessata l'opposizione di Saturno, ritroverete l'entusiasmo e la voglia di fare. Mercoledì e giovedì giornate fortunate. Quattro Vergine, la fortuna degli astri non vi abbandona. Voi però siete troppo diffidenti e state sempre allerta, nel timore che qualcosa possa cambiare. Martedì e mercoledì la luna vi rende molto seducenti e vi faciliterà le cose. Oroscopo settimana la classifica finale, Pesci, Scorpione, Cancro. 3 Pesci, avete avuto qualche problema di salute, ma ora state finalmente meglio, Saturno è ancora un po' ostile, ma da dicembre tutto cambierà. Venerdì e sabato la situazione migliorerà. Due Scorpione, una fantastica congiuntura astrale a cui presto si aggiungerà anche il Sole vi renderà molto determinati e fortunati. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e otterrete riconoscimenti. Venerdì e sabato giornate ottime per gli incontri. 1 Cancro, avete finalmente conquistato il podio. Avete la fortuna dalla vostra parte. Tra mercoledì e giovedì un po' di tensione che lascerà il posto alla gioia di nuovi amori e successo. Appuntamento alla prossima settimana, ancora una volta con Paolo Fox da Mezzogiorno in Famiglia.